fai vivere e sostieni tutte le creature e le guidi in una continua crescita. Assistici con il tuo aiuto per formare il nuovo nostro sacerdotale, quale disposto e messo in diversi ordini con la potenza dello Spirito Santo i ministri del Cristo tuo Figlio. Nell'antica alleanza presero forma e figura i vari uffici istituiti per il servizio liturgico. A Mosè e ad Aaron, da te prescelti per reggere e santificare il tuo popolo, associasti collaboratori che vi seguivano nel grado e nella dignità. Nel cammino dell'esodo comunicasti a 70 uomini saggi e prudenti lo spirito di Mosè tuo servo, perché egli potesse guidare amichevolmente con il loro aiuto il tuo popolo. Tu rendesti partecipi i figli di Aaron della pienezza del loro padre, perché non mancasse mai nella tua tenda il servizio sacerdotale previsto dalla legge per l'offerta dei sacrifici, che erano l'ombra delle realtà future. La pienezza dei tempi, Padre Santo, hai mandato nel mondo il tuo figlio Gesù, apostolo, scende a un consiglio e senso scende per il contesto, terra il mio peccato, e non sarebbe possibile per Cristo il cristianismo. Al vestito fa, via pittenti, il disegno mio di guardare das Amt, das Herz deiner Macht.
lo hai chiamato alla tua destra, re immortale dei secoli e signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta è Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue, e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo figlio. Fortifica il tuo popolo con il corpo e sangue del tuo figlio e rinnovaci la sua immagine. Benedici il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo vivo e il nostro popolo. Tutti i membri della Chiesa sappiano riconoscere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici aperti e disponibili verso i fratelli che incontriamo sul nostro cammino, perché possiamo condividerne i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, e progredire insieme sulla via della salvezza. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono morti nella pace del tuo Cristo. E di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettiti a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita della risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna, dove tu ci attendi. In comunione con la Beata